il Lodi, che è la città del latte, aveva perso per 5-7. I gol segnati in trasferta a parità di punteggio finale valgono doppio anche nell'hockey. E dunque a Lodi per aggiudicarsi la Coppa Cerse basta vincere con 2 gol di scarto fino al 6-4. Poi per vincere occorrono 3 gol di differenza. Dopo aver vinto il campionato del mondo in Brasile nell'86, questa stagione per l'hockey italiano non può dirsi finora del tutto felice. Ai campionati europei di Oviedo l'Italia è giunta terza dietro Portogallo e Spagna. In Coppa dei Campioni il Vercelli è stato eliminato dal fortissimo Liceo La Corugna, che dovrebbe aggiudicarsi il titolo europeo dopo aver vinto la gara di andata a Oporto nella finale con il Porto. Il Novara ha perso la finale di Coppa delle Coppe dopo aver vinto 4-3 in casa e perso un'ora prima di Lodi Noia a Barcellona per 3-5. Non ci resta che il Lodi per un successo in campo europeo. Lodi già protagonista nelle semifinali dei playoff scudetto di una vincente sfida con il Novara, persa alla quarta partita e nei tempi supplementari a conferma di una forza di tutto rispetto. Queste riprese sono firmate dalla troupe della sede Rai di Torino. L'operatore è Giorgio Menzi, lo specializzato di ripresa Vittorio Rizzo. Le formazioni mentre sta per cominciare la partita qui a Lodi. Il Lodi Fingreda con il numero 1 Dalceri, con il 2 Roberto Citterio, con il 3 l'argentino Jorge Lutz, con il 4 Antonio Rocha che è portoghese, con il 5 Armando Pedrazzini, con il 6 Sergio Bolognesi, con il 7 Danilo Nava, con il 9 Aldo Belli e con il 10 il portiere titolare Roberto Saccò. Il Noia con il numero 1 Manuel Rubio, con il 2 Santiago Carda, con il numero 3 Placido Alegrette, con il numero 4 Antonio Rovira, con il numero 5 Antonio Calafì, che è un nazionale di Spagna, ha partecipato ai recenti campionati europei di Oviedo, con il numero 6 Antonio Tarrida, con il numero 7 Ramon Auladel, con il numero 8 Manuel Barcelo, con il numero 9 Carles Buig, con il 10 Emilio Baldris. L'arbitro è l'inglese Gerald Trott. Palazzo dello Sport di Lodi esaurito in ogni ordine di posti, circa 2000 spettatori sugli spalti. Vediamo le formazioni, il 5 per parte. Il Lodi è in pista, Saccò come portiere, esterni sono con il numero 2 Citterio, con il 4 il portoghese Rocha, con il 3 l'argentino Lutz, con il numero 9 è Aldo Belli, per il Noia c'è Auladel numero 7, numero 9 è Puig, numero 8, tanto c'è subito un attacco del Lodi, termina fuori, c'è il numero 9 Puig, con il numero 2 Cardà e con il numero 8 Barcelo. In porta c'è Rubio. Barcelo prende palla, Rocha, Rocha per l'attacco del gol, il gol di Aldo Belli, 1-0 per il Lodi. Gol di Aldo Belli dopo 30 secondi di gioco. 1-0 per il Lodi, ancora un gol da recuperare rispetto alla partita di andata. Naturalmente ancora partita tutta da giocare, ma la partenza è promettente, una fulminea azione partita dalla stecca del portoghese Rocha è stata conclusa a rete da Aldo Belli. Occasione per il Noia, con il numero 9 Puig. La difesa del Lodi in attacco, ecco il numero 4 che è Rocha, il numero 2 che è Roberto Citterio. Recupera la pallina prima che superi la linea dell'antigioco dei 22 metri, Roberto Citterio per Lutz. Ecco Aldo Belli, autore del gol. Belli per Lutz che però sbaglia la conclusione. Noi in attacco con il numero 9, Puig, Puig, la conclusione di Auladel viene interrotta dall'intervento del capitano Belli, si riprenderà con una punizione in favore degli spagnoli.
45 secondi di gioco, 1-0 per il Finreda Lodi, finale, partita decisiva, Coppa Cersa. Presente a Lodel con Lotte Barcelo, il 9 Puig. Puig per Auladel, Auladel contratto da Citterio, torna indietro Auladel, appoggia per Barcelo, Barcelo per Auladel, Auladel attacca centrale su Puig, la conclusione, il pareggio molto bello, un gran gol di Auladel, il Noia si riporta in parità dopo un primo e 15 secondi, il pareggio di Noia con il numero 7 Auladel. 1-1 e si riparte, tutto da rifare, partita che come vedete è subito avvincente. Noia pericolosissimo secondo caratteristiche spagnole, con difesa mista zona uomo, le squadre italiane praticano ancora la zona, prendono l'uomo che di volta in volta attacca, e sopra c'è un attacco con il 4 di Roccia, Roccia fallisce la conclusione. Il portoghese, il Lodi ha avuto la possibilità di riprendersi in vantaggio, possibilità sfumata sull'attacco di Roccia, con il numero 8 Barcelo, con il numero 2 Cardà, con il numero 7 Auladel, Auladel per il pericoloso Puig, contropiede ancora Roccia, fermato fallosamente l'arbitro, l'inglese Trott ferma il gioco, tiro di punizione per la squadra italiana. Sulla pallina Aldo Belli, numero 9, affiancato dal numero 3 Jorge Lutz, l'argentino, ecco Belli, Belli il tiro alla deviazione, squadra spagnola pericolosissima, 8.000 sono gli abitanti di Noia, che ripeto, cittadina a 30 km da Barcellona, di questi 8.000 4.000 vanno puntualmente al Palahockey per vedere la squadra. In Spagna si può dire che dopo il calcio l'hockey è lo sport forse più popolare a livello di squadra. Ancora l'attacco dei rossi spagnoli, un tiro di Auladel deviato da Sacco, Citterio sospinge il Lodi all'attacco, Roberto Citterio, ecco il numero 3 che è Jorge Lutz, Lutz per Citterio, Citterio, Citterio tenta la conclusione, interviene Rubio, ancora Belli, recupera palla la difesa della Spagna, con mette fallo Roccia e si riparte con un tiro di punizione in favore del Noia, Roccia protesta ma è inutile protestare, il fallo c'è stato, perlomeno l'ha visto l'arbitro, l'inglese Trotte, si riprende con il Noia in attacco. Rotto e Barcelo, Barcelo tenta di lanciare Puig, contropiede, un po' di confusione nella difesa del Lodi che si ripropone in attacco con Roccia, Roccia, Roccia finta il gran tiro, la parata è di Rubio, adesso c'è il Noia con Auladel, Auladel, Auladel ancora fermato da Belli e poi da Citterio, Belli riprende pallina, incrocia, perde la palla, non si è inteso con il portoghese Roccia, perde la palla e c'è il Noia in attacco, il numero 9 Puig, pericolosissimo, un fallo di Puig, norma del vantaggio, Roccia, Roccia perde la pallina, perde la stecca, lo spagnolo Barcelo si riprende con un tiro di punizione in favore del Lodi, già battuto, Belli, Citterio, Citterio la conclusione, la parata di Rubio, conclusione pericolosa, Rubio per ora pronto, Noia in attacco con Barcelo, Auladel, Barcelo, Barcelo vicino alla conclusione, pericolo per Sacco e ancora la squadra spagnola in attacco, Barcelo, Barcelo, Barcelo per Auladel, Auladel la conclusione, ferma Belli con la stecca e ripropone l'attacco della squadra italiana, al volo tenta la conclusione Roccia, poi c'è un'occasione, ecco Roccia, il tiro alla di Luz, Roccia atterrato,
Vediamo cosa dice l'arbitro. C'è uno scontro fra Roccia e il numero 2 Cardà. Un po' di nervosismo in pista. L'arbitro non sembra preoccuparsi più di tanto, si riprenderà con un tiro di punizione in favore del Lodi. Belli, ricordo Lodi in pista con Sacco, esterni Citterio, Luz, Roccia e Belli. Belli affiancato da Roccia. Roccia attaccato, si riparte ancora con una punizione in favore del Lodi. Ecco Belli, Citterio, Roccia non aggancia. Gioco confuso in questa fase. Giocati 5 minuti e 20 secondi dall'inizio del primo tempo, il punteggio è di 1-1 tra il Lodi e il Noia. Svanisce un tentativo attacco della squadra italiana. Ecco Barcelo per il Noia, numero 8. Barcelo appunto, con il 9 c'è Puig recupera prima della linea dei antigioco dei 22 metri. Barcelo, Puig, il tiro di Barcelo pericoloso para Sacco. Luz per Roccia, con Belli fallisce la conclusione, un po' di nervosismo da parte del Lodi che era partito benissimo con il gol di Belli, raggiunto dal tiro di Auladel. 1-1, gioco nuovamente fermo. In pista la squadra spagnola del Noio, di Alnoia a Rubio col numero 1. Sono delle proteste, gioco un po' caotico. Si riparte sul punteggio di 1-1. Un gran tiro di Cardà, la parata di Sacco. Ecco Luz, Belli Luz, Luz numero 3. Roberto Citterio. Luz. Roccia, Luz, Roccia, attacca centrale, torna indietro, si sposta, attaccato da Auladel. Roberto Citterio in possesso di pallina. Belli, Roberto Citterio, affiancato da Roccia, invece riceve palla Belli. Ecco adesso Luz, Roccia, Belli però perde il momento decisivo. Auladel pericoloso, il Noia, il tiro ancora pericolo prima da parte di Cardà e poi di Barcelo. L'arbitro non fischia, il pubblico protesta. Gioco sulla stecca del Lodi che però non è al meglio sul piano psicologico, perde palle facili il Lodi, ne approfitta il Noia. Cardà, Barcelo numero 8. Ferma gioco, Belli. Agganciato irregolarmente dal numero 7, Auladel. Tiro di punizione in favore del Lodi. Belli. Roccia, Luz, Citterio. Il volo Belli all'occasione, Roccia davanti a Rubio la fallisce, così però ancora Rubio recupera, atterrato Roccia invoca il tiro di rigore, l'arbitro l'inglese Trotter non è d'accordo e si riparte con una punizione in favore del Lodi. Belli, gol 2-1. Lodi che è tornato in vantaggio all'ottavo minuto di gioco. 2-1, gol di Belli. Ancora il Lodi all'attacco sullo slancio del gol segnato da Belli. Ecco Belli con il numero 9 scatenato in attacco. Dietro la porta di Rubio. Belli, Rubio salva come può. Citterio, anzi è Luz.
Lutz fermato, c'è un contrasto, battuta la punizione fuori del Noia, attacco di Citterio a Puig, tiro di punizione in favore del Noia, con il numero 9 Puig, con il 7 Auladel, con il 2 Cardà, con l'8 Barcello, questi sono gli uomini, gli esterni del Noia, che importa Rubio, Puig e Auladel, Puig per Barcello, Barcello il tiro, ancora Auladel, è bravo Sacco, però c'è il Noia ancora in attacco, agganciato, stato male ad un ginocchio battendo sul cemento, ci pare Auladel, gioco fermo, nulla di grave comunque, a vedere il volto del bravo Auladel, chiamati i massaggiatori della squadra spagnola. Ricordo che in campo internazionale non c'è tie break, quindi non ci sono sospensioni di gioco nel corso dei due tempi di 25 minuti effettivi l'uno. Giorgio Mensa inquadra Auladel che sta riprendendosi, ha battuto, sì è vero, il ginocchio sul distanziamento, ma le ginocchia dei giocatori sono protette adeguatamente, quindi soltanto una botta senza conseguenze, si è ripreso con Auladel che è già andato a intervenire sulla pallina, ma è Belli che lancia Rocha all'indietro per incrocio con Luz, ma Rocha preferisce rimanere in possesso di pallina, adesso all'indietro per Roberto Citterio, Rocha ha rimediato un colpo, Noia in attacco con Barcello, Cardà attento alla conclusione, ha recuperato Luz, ecco Rocha, terzo gol, decimo minuto, Rocha per il Lodi e fa 3-1. E in questo momento il Lodi alla Coppa Cers tra le mani, naturalmente non è finita, ma il 3-1 ne sarebbe sufficiente dopo il 5-7 dell'andata per vincere la Coppa. Ancora Rocha in frazione offensiva, salva questa volta Rubio con la collaborazione di Cardà che si vede subito in attacco, gioco molto duro, non c'è esclusione di colpi, l'arbitro inglese Trott farebbe bene a controllare più attentamente il gioco perché potrebbe degenerare, pubblico di Lodi che esulta, Lodi che ha delle chiamate di gran gioco, le stesse che già avevano messo, come dicevo, in difficoltà il Novara nelle semifinali per i playoff scudetto. Barcello, Auladel, Cardà, ecco l'attacco di Puig, la controffensiva del Lodi, Citterio, la parata è di Rubio, ancora il Lodi, ancora Belli, si riporta in attacco il Noia, Barcello tenta la conclusione, sbagliata, Belli tutto da solo, Belli l'appoggio del gol, il gol di Rocha sul passaggio di Belli, 4-1, undicesimo minuto, Rocha ancora 4-1, due gol di Belli, due di Rocha, con il solo intervallo per ora per il Noia di Auladel che aveva pareggiato il primo gol di Belli, successione della rete dunque, dopo 30 secondi Belli, dopo 1:15 Auladel fa 1-1, ma all'ottavo Belli, al decimo Rocha, ancora Rocha all'undicesimo, fissano per ora il punteggio sul risultato di 4-1, è importante a questo punto non commettere errori anche se la partita è ancora lunga, ci dicono che il Novara a Barcellona ha subito il quinto gol, dato c'è un attacco pericoloso della Spagna, dicevo che
Ci riferiscono che il Novara a Barcellona ha subito il quinto gol a pochi secondi dal termine, ma Locke è fatto così. Il Novara all'ultimo secondo ha vinto la prima partita scudetto contro il Vercelli. Può succedere anche per il Novara che gli ultimi secondi siano fatali come per tutti. L'hockey è un gioco fatto di chiamate improvviso fino all'ultimo, può succedere di tutto. Novara che ha giocato una gran partita all'andata, ma il Barcellona è forte. Non è stato un disonore per il Vercelli perdere contro il Liceo La Corugna, non è un disonore per il Novara aver perso la Coppa delle Coppe in finale. Due squadre che si ritrovano l'una di fronte all'altra già martedì prossimo per la seconda partita playoff scudetto, questa volta a Vercelli. Torniamo a Lodi Noia, Coppa Cersi in palio, l'unica coppa a disposizione delle squadre italiane. Il Lodi è sempre decisa, sempre deciso a conquistarla in vantaggio per 4-1 e si ripropone in attacco con Belli, anzi con il numero 3 che è Lutz. Ecco Lutz, Belli in caduta tenta la conclusione, non gli riesce, applausi per lui. Il Noia con Auladel, è entrato Carafi, nazionale di Spagna. Auladel, numero 5 Carafi. Auladel, c'è Puig, Carafi, Auladel e Carda, è uscito Barcelo. Ecco Carafi attaccato da Roberto Citterio, un marcatore spietato, commette fallo Citterio, c'è un tiro di punizione in favore del Noia. Puig e Auladel sulla pallina, ecco Puig, il tiro da fuori, la parata è di Rubio, il tiro da fuori era di Carda. La parata, scusate, non è di Rubio, ovviamente è di Sacco. Con il numero 3 Lutz per Belli e per Citterio. Lutz, Rocha, Lutz argentino, Rocha è portoghese. Roberto Citterio, Rocha, Roberto Citterio, Rocha, Roberto Citterio, ecco Lutz che riceve, Belli, dentro la conclusione Belli, Lutz, Belli agganciato, punizione in favore del Lodi, sulla pallina Rocha. Belli, Citterio gira dietro la porta di Rubio, ecco il numero 3 Lutz per Belli, Lutz, Citterio, Lutz, Belli, Rocha è attaccato, Lutz, la parata è di Rubio. Noia in attacco con il suo nazionale Carafi, fermato prima Carafi, poi Auladel. Gran gioco in questo momento del Lodi con Lutz, Belli vicino al gol, ancora il Lodi insiste, padrone del campo. Belli recupera palla, era stato toccato dai giocatori del Noia, quindi non c'è antigioco. Lutz, Belli, Rocha, guardate Lutz, Rocha e Belli, tre tipi che somigliano anche come costituzione fisica, ci perdonerete qualche errore. E noi all'attacco, Auladel e Cardà, Auladel da fondo per Carafi, Cardà, Carafi, Auladel, Carda, Carafi, lungo di Carda per Auladel, una fortuna comunque, Auladel recupera, ancora Carda la conclusione, fuori, e c'è Lutz che esce bene, Lutz agganciato, cerca una reazione che non è conveniente in questo momento. Lutz
Zeue mischia, momento difficile. Luz ha tentato una reazione nei confronti, vediamo cosa dice l'arbitro nei confronti di Aulodel. Sono volate le stecche, non so se due giocatori sono stati colpiti, vediamo che cosa decide. Cartellino giallo, una munizione per entrambi. Dunque Luz e Aulodel ammoniti dall'arbitro, l'inglese Trott. 15 minuti di gioco, 4-1 per il Lodi. E si riparte con una punizione in favore della squadra spagnola. Protestano i giocatori italiani perché l'arbitro ha punito il fallo di reazione, non il fallo precedente che era dei giocatori spagnoli. Noia in attacco con Aulodel fuori. Carafì perde palla, attacca Belli. Belli per Roccia, Roccia, la parata di Rubio. Quig, Aulodel. Aulodel, la stecca di Citerio Famuro, adesso Famuro saccò, ancora il Noia pericolosamente in attacco con Carafì. Aulodel, Aulodel, il tiro, la deviazione è di Luz che alza la pallina, non si può ovviamente alzarla come sapete oltre l'altezza della porta, quindi c'è un tiro di punizione in favore dei giocatori spagnoli, già battuto questo tiro di punizione. Ecco poi che tenta la conclusione fuori, recupera Carafì, attaccato da Citterio. Belli, Carafì, Citterio, a terra Belli, punizione in favore del Lodi. Lodi che vince 4-1, questa partita decisiva per la finale della Coppa CERS, che ripeto equivale alla Coppa UEFA del calcio, tanto per intenderci. Giocati 2 minuti dall'inizio del secondo tempo, 4-1 per il Lodi. Spagna in attacco, è uscito Rocha infortunato, è entrato Nava. Belli, ricevuto palla da Luz. Belli per Roberto Citterio, numero 2, Luz. Nava, Luz, Nava anticipato dall'attacco di Carafì. Allegrette, interviene la difesa del Lodi, ma ancora Aulodel in posizione di pallina. Rovira, Allegrette, Rovira, Carafì. Luz recupera. Con Luz ha sulla sinistra Citterio, adesso incrocia con Belli. Citterio adesso. Luz in pressing il Noia. L'attacco viene sventato da Luz, ha dato palla a Belli, eccolo Belli. Belli, Belli per Citterio che al volo segna un quinto gol, forse decisivo, gran gol di Citterio. Dopo 3 minuti dall'inizio della ripresa e sono 5-1. Coppa CERS sempre più vicina, esulta il pubblico di Lodi. Lodi che vi ricordo è stato campione d'Italia nel 1980, ha vinto anche una Coppa Italia, degnissimo avversario del Novara nei playoff scudetto, uscito alla quarta partita dopo i tempi supplementari. C'è stata una munizione dell'arbitro inglese. A terra c'è un giocatore spagnolo inquadrato dal nostro operatore Giorgio Mensi. Ricordo che queste riprese sono firmate da una troupe della sede RAI di Torino con l'operatore Giorgio Mensi.
Lo specializzato di ripresa è Vittorio Rizzo. Spagnoli in attacco per accorciare le distanze. Il numero 4 è Rovira. Allora recupera Lutz. Lutz e Citerio. Lutz tenta un preziosismo che consente ad Aula Delli di recuperare, ma recupera a sua volta Belli. Belli in contropiede, Belli. Sbaglia la conclusione davanti alla porta di Rubio. Ancora Rovira. All'indietro, oltre la linea dei 22 metri, antigioco. Pallina sulla stecca dei giocatori del Lodi. Lutz, ancora Roccia è fuori, si è infortunato dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa. Ha battuto sul cemento del palazzo dello sport di Lodi. Adesso a terra è il numero 4, Rovira. Interviene l'arbitro, l'inglese Trott, e si riparte con un tiro di punizione in favore del Noia. Quando sono stati giocati 4 minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo, 5-1 per il Lodi. 15 minuti al termine della partita, sul punteggio di 5-1. Il Noia ha inserito in pista nuovamente Barcelo e Puig, che vanno ad affiancarsi al numero 2 Cardà e al Noia numero 4 Rovira. Belli intanto, Belli atterrato, la linea che si alza, Noia che attacca, nuovamente fermo il gioco. C'è poco di hockey e molto della rissa in questa fase. Ecco Cardà, Cardà al tiro, la parata di Sacco. Regolare l'attacco di Jorge. Minuti e 30 secondi al termine della partita, sempre Lodi in vantaggio per 5-1. C'è l'attacco del Noia con Barcelo. Adesso Cardà sembra aver perso fiducia nei propri mezzi, la squadra spagnola, mentre attacca ancora il Lodi con Lutz attaccato irregolarmente da Rovira. Punizione già battuta, Roccia, Belli e Citerio. Citerio non riesce a passare in mezzo ai difensori spagnoli. L'attacco è di Barcelo. Barcelo tenta la conclusione, bravo Sacco. Ancora Noia in attacco, termina a terra Rovira sull'attacco di Roccia, che viene nuovamente ammonito. Gioco ancora fermo, troppo nervosismo ci pare fra i giocatori spagnoli e i due stranieri del Lodi. Pubblico innervosito proprio dai giocatori, ma riprende a fare il tifo con il Lodi sempre più vicino alla conquista della Coppa Cers. Andrebbe a chiudere un bel triangolo dopo lo scudetto vinto nell'80, la Coppa Italia che è stata vinta nel 1978, e adesso questa sera speriamo in ultimi minuti il risultato si capovolga con la Coppa Cers.
equivalente, come dicevo, della Coppa UEFA nel calcio. Farà il poi in attacco Cardà e il gol con cui il Noia accorcia le distanze, 5-2, quando mancano 12 minuti al termine, quindi al 13° del secondo tempo. Ha accorciato le distanze il Noia, rimettendo in discussione risultato e coppa. Il vantaggio di 3 gol è ancora netto, tutto sommato, a favore della squadra italiana, ma non bisogna scherzare, bisogna stringere i denti, fare gioco, evitare la rissa in questi minuti finali. Ecco Roccia, forse un gol che può fare del bene, intanto una gran parata del portiere spagnolo sul tiro di Roccia, adesso una parata di Sacco, la palla ha anche toccato il palo sul tiro precedente di Roccia. L'attacco la Spagna, rinfrancata dal gol di Cardà. Dicevo che a Lodi basta vincere per 2 gol fino a 6-4, proprio perché ha perso per 2 gol all'andata sul punteggio di 5-7. Adesso in vantaggio di 3 gol, quindi è ancora padrone il Lodi teoricamente della Coppa, ma un altro gol della Spagna, della squadra spagnola, a questo punto potrebbe creare pericolosi scompensi psicologici nelle fila dei giocatori italiani. Comunque c'è Lodi in attacco, che ha ripreso a far gioco con Roberto Citerio. Vercitterio sbaglia però l'allungo, parte Barcelio, a sua volta sbaglia Barcelo, attaccato da Lutz, che recupera la pallina, ora la dà a Citerio, anzi a Belli, Belli in contropiede, Belli per Roccia, Roccia vicino al gol, viene fermato da Barcelo. Barcelo per Rovira. Cambiano Cardà e Barcelio, adesso Rovira, Barcelo, Barcelo, ecco Cardà, ancora un attacco di Puig, il numero 9, cambiano continuamente squadra i giocatori spagnoli nel tentativo di trovare la soluzione giusta alla supremazia finora manifestata con il gioco e con i gol dal Lodi. E allora ci perdonerete qualche errore nell'identificazione. Adesso c'è un attacco di Roccia, fermato Roccia, attacca la Spagna con Rovira, il tiro termina fuori, recupera Lutz, commette fallo Lutz, Rovira è in possesso di pallina, pronto a battere la punizione in favore del Noia, già battuta, il tiro al volo e c'è il gol, ecco, il tiro al volo di Cardà, il gol di Rovira e siamo sul 5-3. Punteggio complessivo fino a questo momento, considerate le 2 partite, 10-10, ma i 5 gol, attenzione, attenzione, un doppio tiro di Puig, i 5 gol del Lodi a Noia nell'andata valgono doppio, quindi per il momento Lodi in vantaggio, ma è un vantaggio appeso ad un filo, tutto dipende da chi segna il prossimo gol, se ci sarà, vediamo se lo fa Belli, 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 gol, è gol, è gol, forse è la liberazione dalla grande paura, 6-3. Forse è il gol che vale una coppa, questo di Belli. Si poteva in attacco però il Noia, non bisogna distrarsi, 6-3, mancano ancora 2:37 al termine. Assumiamo intanto la sequenza dei gol. Nel primo tempo Belli, poi il pareggio di Auladel, il 2-1 di Belli, il 3-1 di Roccia, il 4-1 di Roccia,
All'inizio della ripresa, al terzo Citterio per il 5-1, fuori gol il tredicesimo di Cardal, quindicesimo di Rovira sul 5-3. E lo spunto bellissimo di Belli per il 6-3, punteggio sul quale è fissato la partita a 38 secondi dal termine, pubblico tutto in piedi che canta, ormai siamo alle battute conclusive, anche se deve segnare un gol il Noia non avrebbe tempo perché il 6-4 è ancora favorevole al Lodi, ma siamo sul 6-3, mancano 25 secondi con la pallina sulla stella dei giocatori. Lutz guarda il cronometro, 17, Lutz lunga, perde pallina, è entrato Carafì, l'attacco di Cardà interrotto dall'intervento di Belli, Cardà rimane a terra, gioco interrotto a 7 secondi dal termine. Si riprende, nulla di grave per fortuna, botte ce ne sono state ma infortuni no, è stata una partita tesa, nervosissima. Ecco intanto che in difesa c'è qualche stecca che vola, deve mantenere la calma il Lodi, mancano 3 secondi, 6-3, la Coppa Cersa, ecco il pubblico che urla campioni, la Coppa Cersa, e ormai a due passi in un ultimo tentativo del Noia, è finita la partita. Il Finreda Lodi ha vinto la Coppa Cersa battendo gli spagnoli del Noia per 6-3 nella presa di ritorno dopo aver perso quella di andata per 5-7. Ecco l'esultanza del pubblico, finalmente quest'anno una Coppa Europea in Italia. Non ci è riuscito il Vercelli contro una grande squadra, il Liceo La Corugna, non c'è riuscito in Coppa dei Campioni, non c'è riuscito il Novara contro un'altra grande squadra in Coppa delle Coppe, proprio in finale contro il Barcellona, ma c'è riuscito il Lodi contro la terza grande di Spagna, proprio il Noia, attualmente al terzo posto del campionato spagnolo. Un Lodi che ha dovuto soffrire una prova difficile, la prova dei nervi, soprattutto in vantaggio di 5-1, poteva perdersi sul 5-3, ma ha trovato lo spunto vincente decisivo con Belli. Adesso assisteremo alla premiazione, ricordiamo questi campioni, questi giocatori che hanno vinto la Coppa Cersa: Roberto Citterio, l'argentino Jorge Lutz, il portoghese Antonio Rocha e poi Armando Pedrazzini, Sergio Bolognesi, Danilo Nava che ha giocato molto bene stasera, Aldo Belli uno dei protagonisti e il portiere Roberto Sacco. Ed ecco l'olandese Mr. Job Bruin, presidente della Confederazione Europea Rink Jockey, che consegna la Coppa Cersa nelle mani dell'argentino Jorge Lutz. Il montaggio di questa sintesi è di Silvio Caudana. Con queste immagini festose dal Palazzo dello Sport di Lodi, Franco Costa augura a tutti buon pomeriggio.